3-4 giocatori a differenza della scorsa domenica, sì, un paio per obbligatoriamente e un altro paio perché c'è bisogno che giochino un po'. Affrontiamo una squadra che ha assoluto bisogno di vincere, probabilmente anche il pareggio non basterebbe, quindi deve vincere per forza. Non so come approccerà la partita, non credo che faccia una partita all'arrembaggio, anche perché penso che conoscerà le nostre qualità e cercherà di colpire nei momenti opportuni. Ma se la tiene l'acqua alla gola, noi siamo con l'acqua alla testa. Dobbiamo presentarci così, nel senso che noi pure abbiamo assoluto bisogno di vincere, non ci interessa nulla di quello che succede sugli altri campi. La nostra priorità, il nostro obiettivo è vincere, quindi scendiamo in campo per un unico risultato e per il resto non conta nulla. A me personalmente dispiace tantissimo per Giorgio, perché è un grande professionista con cui io mi trovavo certamente molto molto bene. Ha capito sin dal primo momento il mio modo di vedere il calcio e la sessione di mercato insieme a Pavone l'abbiamo fatta assieme, l'abbiamo fatta direi alla luce dei risultati molto bene, però purtroppo queste sono cose societarie che a me non competono. E... te l'aspettavi? No, in questo momento no, però io non so a fondo cosa ci sia e io posso dire solo che mi dispiace umanamente e in quanto professionista. Vabbè, non mi risulta che la Padula sia andata a fare la trattativa. La Padula è stato qui e si è allenato, quindi non cambia nulla. D'altronde sono 6 mesi ormai che la Padula è sulla bocca di tutti. Ma stavolta però si è entrato nel vivo, insomma, con un incontro, con un'offerta. Ma gli incontri ci sono stati anche in passato, vi posso garantire, con altre squadre, quindi non cambia assolutamente niente.